Benvenuti, ragazzi miei. Mi avete beccato mentre guardavo uno dei miei programmi preferiti. Lui è Jerome. Piacere di conoscerla, grazie per averci ricevuto. Piacere mio. È un posto da sballo, no? Jimmy paga un affitto da ridere. Allora, il nostro Jerome vuole diventare un grande artista, Jimmy. Oh, che bravo. Allora, Jerome, immagino che tu sappia succhiare bene i calzi. La mia non era una domanda retorica. Nell'arte dei pompini sei un grande artista? No. Almeno non credo. Non è una buona cosa. Jimmy si è diplomato alla Strathmore. Oh! E adesso eccomi qua! Pensa un giorno tutto questo potrebbe essere tuo. Puoi farcela, figliolo, sì che puoi farcela. Ma devi prendere qualche lezione nell'arte di succhiare calzi e leccare culi. Altrimenti con gli anni potresti ritrovarti in qualche posta di merda. Mentre cerchi di rimandare per l'ennesima volta il suicidio solo per avere la possibilità di vedere qualche gloriosa piaga o pestilenza portare orribili sofferenze all'odiata razza a cui appartieni. Mi trovi divertente? Come osi ridere di me, razza di imbecille? Ti salto sulla pancia finché non ti escono dal culo le budella! Ti seppellisco vivo e poi vengo tutte le sere a cacare sulla tua tomba! Bene, lo spettacolo è finito. Sparito, devo tornare a masturbarmi. Io bevo Slivovitz, non Sambuca. Hai ragione a proposito dell'arte. Devi prostituirti se vuoi qualcosa. Non è ciò che fai, ma a chi lo fai? E anche questo non basta. Non hai alcuna occasione finché non diventi uno stronzo spietato dal sangue freddo. Scusa, mi dispiace tanto. Te l'ho già detto, non puoi fare niente di veramente buono finché per te la vita e la morte non avranno lo stesso valore. Uccidimi adesso, sai quanto mi frega. Credimi, è solo quando ogni miseria umana si è trasformata in un paradossale scherzo che trovi il modo per divertirti in questa vita. Vorrei tanto che qualcuno mi uccidesse adesso. Vuoi che lo faccia io? Avanti, dai. Che cosa vuoi? Mi serve un enorme favore. Però vedo che sei venuto a mani vuote. Lo so, mi dispiace. Come mai? Pensi che io sia una puttana in svendita? Ti porterò una cassa intera di Slivovitz. Ogni volta che vorrai. Adesso però voglio comprarti gli altri quadri. Non sono in vendita. Oh, ti prego, pagherò quello che chiedi. Io non chiedo niente. Mi sento perso. Credevo non so cosa... che fossi un artista. Lo sono, lo sono. Vuoi essere un artista o soltanto un affissionato? Un artista. E un vero artista a cosa tiene veramente? Credi che gli interessi solo il buon vino, le inaugurazioni, le feste in abito scuro e cravatta? Oppure il suo prossimo discorso nel bel mezzo di un ricevimento? No. Vive unicamente nella speranza di un momento di felicità creativa inebriante. È un momento che può arrivare una volta in un decennio. O forse mai. Credi che mi sbagli? Fanculo.
Tu non sai un bel niente di niente. Sta a sentire, a me non interessa il buon vino. Lo so, quello che vuoi. E se fosse per me, andrei per la mia strada con ogni mezzo possibile. Li afferrerei tutti per le palle e gliele scuoterei fino a strapparle. Una volta che tu sei in cima, loro sono disarmati. Li puoi schiacciare sotto le scarpe senza pietà quando vuoi. No. Vuoi spegnere quella maledetta sigaretta, per favore, prima che mi uccida con quel suo fumo tremendo? Ma che mi dici dei quadri? Non mi frega niente di qualunque cosa tu voglia.